mandato un'interrogazione che vuole chiedere a Rossi principalmente quello che sta facendo relativamente alla macro regione. Sappiamo che c'è già un ufficio, pare, in Europa che comprende l'Umbria, Toscana e Marche per la macro regione. Noi chiediamo che ci informi, che faccia sapere al Consiglio regionale che cosa sta avvenendo. Vorremmo sapere se c'è un progetto, quali intese sono state saldate ad oggi e la prospettiva di questa macro regione. Non vorremmo mai che questa operazione fosse una mera operazione di marketing elettorale per le aspirazioni che sappiamo che ha il nostro governatore alla segreteria del Partito Democratico. Raccogliamo la denuncia dell'Unione delle Province Italiane. Un taglio di 149 milioni da parte del governo centrale nei confronti della regione Toscana porterà alla mancata manutenzione di 8.200 km di strade e di 350 scuole. Possiamo pensare a un inverno di 150.000 studenti senza riscaldamento? E pensare che ci sono circa 2.000 dipendenti delle ex province che sono ancora in attesa di un collocamento? Ci chiediamo se il governatore Rossi, al quale è stata indirizzata una interrogazione orale, potrà poi rispondere e potrà anche agire nei confronti del governo centrale affinché siano riguardate queste nostre richieste sulla manutenzione. A scapito forse della TAV o dell'aeroporto di Firenze o con un'altra grandissima infrastruttura come quella della Dacia Europa Livorno? Vedremo. Abbiamo presentato NATO per monitorare e superare l'emergenza idrica dell'isola d'Elba. Oggi l'isola d'Elba è rifornita da una tubazione che parte da Piombino, arriva a Cavo, un tubo di circa 28 anni con dei gravi problemi, talmente gravi che il prefetto sembrerebbe abbia previsto uno specifico piano di evacuazione in caso di mancanza d'acqua. L'isola d'Elba è un'isola ricca di sorgenti d'acqua che ha bisogno solo di una pianificazione e di una riqualificazione di queste importanti risorse. Seconda commissione, il piano stralcio del piano annuale delle attività di promozione economica e turistica per il 2017. Voto contrario per quale motivo? Perché per l'ennesima volta abbiamo trovato un documento estremamente vago nell'esposizione, la ripetizione di quanto veniva detto negli anni precedenti che non è mai stata attuata, degli indicatori piuttosto vaghi, risultati e obiettivi da raggiungere altrettanto vaghi e non quantificabili, e soprattutto non ci sono dei progetti precisi che avremmo voluto estrinsecati, espressi qui all'interno di questo documento. Non li abbiamo visti e abbiamo fatto notare questo in sede di parere secondario come nostra commissione. La nostra Costituzione è la carta più bella del mondo e vogliamo sostenerla e difenderla a tutti i costi. Articolo 2 della Costituzione parla del senso della solidarietà. Articolo 3 dice che nessuno deve rimanere indietro e che bisogna rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà delle persone all'espressione di se stesse. In questo momento siamo preoccupati per i disabili che non vengono garantiti in questa regione rispetto al loro diritto a fare sport. Abbiamo già parlato del problema della pala handicap di Firenze, sulla quale abbiamo già presentato un'interrogazione, speriamo che sia calendarizzata. Oggi parliamo del fatto che i portatori di disabilità vengono a essere sottratti della possibilità di fare sport nelle piscine di Prato, e questo noi non lo facciamo passare.